2024. Qualcosa di grande sta arrivando. Anno del drago, anno di Saturno. Un antico proverbio cinese dice: quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Direi che questa frase, questa massima, è proprio l'anticipazione dell'anno 2024. Ma vediamo insieme perché. Anno carico di luce e di rinnovamento, carico di fuoco e di vento. Il fuoco brucerà dentro e fuori e sarà protagonista di tutto il 2024, anno del drago, appunto, anno di Saturno. L'anno 2024 avrà un'energia intensa e potente di trasformazione e di cambiamento. L'anno 2024 sarà determinante per la nostra evoluzione. Anno del fuoco, come dicevo, anno di Saturno, il vento del cambiamento, l'anno del drago, non a caso. Come il 2012, il 2000, il 1988, il 1976, così il 2024 è l'anno del drago. Un caso? Emblema del fuoco? L'anno del drago inizierà dal 10 febbraio, come previsto. Dopo la Candelora, la festa della luce, Imbolc, si apre ufficialmente l'anno 2024. Per i cinesi il drago è simbolo del fuoco. Come la fenice, fuoco di rinnovamento, di rinascita. Ma c'è di più. Secondo la tradizione, il drago passa l'inverno sottoterra e il secondo giorno del secondo mese, il 2 febbraio appunto, esce dalla terra per entrare nel cielo ed essere la causa del primo tuono e della pioggia di fuoco. Vi ricorda qualcosa? L'Apocalisse, il drago, la pioggia di fuoco? Molto importante, tenete a mente questa frase, la pioggia di fuoco, perché ne vedremo delle belle nel 2024. Naturalmente è un anno di cambiamento, cambiamento in tutti i sensi, di eventi grandiosi, di eventi tremendi. Il principio maschile cercherà ancora di imporre la sua volontà sul principio femminile. Non a caso nell'Apocalisse c'è una guerra tra la donna e il dragone. La donna vestita di sole e il drago. Simbologia potente, non credete? Ma torniamo al drago e al 2024. Il potere del drago di legno è sottomettere la natura e influenzare ogni elemento naturale. Per questo vedremo molti disastri naturali nel 2024 e negli anni che verranno. L'energia del cambiamento sarà palpabile e globale. Prepariamoci tutti quanti a questo forte vento che soffierà, il vento del cambiamento. Prepariamoci ad un salto ascensionale o a venire spazzati via da questo vento, da questo uragano così potente. Anno 2024,
di Saturno, considerato il pianeta più oscuro, l'anno peggiore degli ultimi secoli, chiamato anche anno del diavolo, poiché passerà la cometa del diavolo l'8 aprile del 2024. In più è un anno bisestile e sempre l'8 di aprile sarà protagonista un'eclissi di sole totale. Questo vi dice qualcosa? Saturno, vento, fuoco, gas, caos e distruzione. Ma noi, che vediamo la parte di luce e non di ombra, vediamo in tutto questo trasmutazione, in cui chiaramente il nostro equilibrio e la nostra centratura sarà indispensabile. Perché se avremo i piedi ben piantati per terra, radici profonde, questo vento forte che spazzerà via ogni cosa, non spazzerà via noi come foglie al vento. La frequenza di Saturno è vento, ma anche fuoco, magma e vulcani, uragani, disastri naturali. L'energia sarà troppo forte. Per questo video di preparazione, perché noi guerrieri della luce che abbiamo predicato a parole per tanti anni, dobbiamo dimostrare ora con i fatti di esserlo e dobbiamo dare potere alla luce. Basta dare potere all'oscurità e alla paura, è il momento di far brillare la nostra luce. È il momento di essere veri guerrieri della luce e dimostrare la nostra energia nel buio. E dal momento che l'anno di Saturno è fuoco, incendi, magma, vulcani, noi stessi dobbiamo incendiarci, noi stessi dobbiamo vibrare dell'energia del fuoco per restare saldi nell'anno di Saturno. La Terra sentirà la nostra energia, sentirà il nostro cambio energetico e sentirà che siamo pronti a cavalcare il drago e non a soccomberne. È vero, dicono che l'anno 8 di Saturno, che è il pianeta più oscuro, è l'anno più buio, ma non è così. È vero, è un anno bisestile, dove gas, vento, caos e distruzione li vedremo. Più duro forse del 2020. Ma la verità è che un anno 8, e l'8 è anche la frequenza del sole, dei solari, 8 volte 8, la frequenza dell'infinito. Quindi, se noi vibreremo di quella frequenza, lo cavalcheremo, proprio come surfare su un uragano. Proprio come l'aquila che vede arrivare la tempesta da lontano e ne sfrutta la corrente ascensionale per venirne innalzata. Sì, il vento sarà protagonista di quest'anno. Sentiremo la voce dell'aria e continueremo a sentire la voce della terra che continuerà a tremare e la voce dell'acqua che fino a marzo almeno si farà sentire prepotentemente. Potremo anche vedere qualche tsunami. Ma poiché l'anno 2024 è l'anno del fuoco, allora il fuoco sacro sarà protagonista. E se lo avremmo ricevuto dentro di noi, allora bruceremo insieme adesso e faremo parte di questa meravigliosa alchimia. E dovremmo ringraziare di esserci incarnati ora, in questo momento epocale di grande cambiamento. Perché l'anno 2024, dal momento che porta caos, vento e scompiglio, solleverà i coperchi e verranno fuori tante verità. Tutte le bugie degli oscuri verranno smascherate, soprattutto ciò che ci hanno propinato nel 2020. Dunque, vedremo la verità, e la verità vince sempre. È vero, il 2024 potrebbe essere un anno funesto, con morti innocenti a causa dei disastri e forse di una nuova malattia. C'è un'antica profezia che ne parla e anche una profezia che ho ricevuto nell'aprile 2003, in cui la Madre Divina la chiamava l'amara profezia
e diceva proprio che in un anno bisestile e funesto una nuova malattia, una nuova epidemia avrebbe causato moria di grandi e piccini, soprattutto una grande febbre porterà via i bambini. È vero, questa è una profezia tremenda, ma la Madre Divina non ci dice queste cose per spaventarci, ci avvisa, e poiché l'universo è energia in movimento, ciò che gli inviamo è ciò che ci ritorna. Che cosa è successo nella Terra Santa quest'anno ad ottobre, in questi anni, questo Natale, in questi ultimi mesi? Che cosa è successo? Riflettiamo, fratelli e sorelle, quanto sangue innocente è salito al cielo. Nel grande piano, piccoli martiri fanno parte di questo processo, ma dobbiamo imparare a vederla nella forma giusta, non punitiva, perché non è assolutamente così, perché Dio è un Dio d'amore e non punisce i suoi figli, tende loro la mano. Però è anche un Dio di giustizia, e noi stessi con le nostre azioni causiamo la nostra rovina. In Cina, negli ultimi giorni, dal mese di novembre, una polmonite atipica e una grande febbre ha colpito i bambini. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, che non sia la nuova epidemia che ci raggiunga nel 2024, perché è scritto che grazie alle preghiere dei giusti, degli eletti, i tempi verranno abbreviati, altrimenti nessuno sopravviverebbe. E allora questa profezia prendiamola dal punto di vista giusto, di poterla cambiare col nostro salto di coscienza. Perché l'amore può vincere su tutto. E allora se la madre a volte ci annuncia tragedie, è perché noi possiamo cambiarle, possiamo cambiare rotta e possiamo evitarle. Questo è molto importante. È vero, il 2024 sarà un anno di una grande onda, di un grande evento. Ed è anche vero che è scritto tra le righe di Luca 21:26, soprattutto il versetto 27, che riguarda i prossimi anni, i prossimi 5 anni. E il versetto 23 dice: guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà una grande calamità. Ma anche in Matteo 24, dall'1:51, andatevelo a leggere, nelle profezie di Gesù c'è molto sul 2024 e 2025, soprattutto nel versetto 12:22. Leggetelo voi, traetene le conclusioni e combattete insieme a me affinché il vento del cambiamento non porti disperazione e pianto, ma porti trasformazione, trasmutazione e vittoria sulle tenebre e sul buio, attraverso la luce. Perché un grande cambiamento avverrà, ed è scritto tra il 2024 e il 2025, e forse ne vedremo delle belle, ma noi possiamo fare la differenza, guerrieri della luce, su come affronteremo questo nuovo anno, se soccomberemo al vento e verremo sbattuti in là come foglie al vento, o avremo radici come querce forti e robuste, in grado di essere rifugio per tutte le creature che nei nostri rami si nasconderanno. Ebbene, consiglio del 2024, siate pronti. Siate pronti, guerrieri della luce. È l'anno del drago? A noi se soccombere sotto il lancio della sua fiamma o cavalcarlo? Il numero 8 è il numero della nuova era, è un numero importante, non è solo l'aspetto collerico e punitivo di Dio, ma è sì anche il numero della giustizia. Quindi il 2024 sarà un anno di giustizia, grande cambiamento globale, che potrebbe segnare il destino dell'umanità intera. Quindi è importante essere consapevoli e centrati, anche se sarà molto 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 intenso, perché sarà un anno propulsivo all'evoluzione, un'ottima prova per i guerrieri della luce. Chi avrà fede consapevole navigherà alto e cavalcherà questo vento,
Chi avrà poca fede e poca centratura e non avrà radici profonde andrà in confusione e verrà spazzato via da questo vento. Ma poiché tutta la verità verrà a galla, protagonista del 2024 saranno gli Stati Uniti d'America. Occhio agli Stati Uniti d'America. Occhio a Trump e al suo ritorno. Perché anche qui ne vedremo delle belle. Dobbiamo dimostrare di essere guerrieri della luce. Dobbiamo dimostrarlo. Sì, ci sarà la quiete prima della tempesta. Ma l'unico modo per sopravvivere indenni al 2024 e al suo vento che porta cambiamento è divenire mulini a vento, come ho detto all'inizio, e tenere alte le frequenze, lasciar fluire questo vento, rafforzare lo spirito, dominare la paura, illuminare l'oscurità con la luce della verità che sarà protagonista dell'anno che verrà. E dobbiamo brillare con ogni mezzo possibile, brillare sempre di più. Il grido del 2024 sarà Et lux in tenebris lucet. E la luce splende nelle tenebre. E le tenebre non avranno la meglio. È scritto. Sia il grido del 2024, il grido dei guerrieri della luce. Et lux in tenebris lucet. Nel nuovo anno vedremo cadere molte maschere. Anche di persone care, di persone vicine, perché la verità emergerà prepotentemente. Per questo, in questo nuovo anno, sarà più che mai indispensabile essere centrati. Nel 2024 dovremo brillare nel buio della notte. Solo così dimostreremo di essere veri guerrieri, con luce, amore e nazione. È il momento di irradiare luce, non solo nelle nostre parole, ma nelle nostre azioni. Quando il pianeta è al buio, i veri guerrieri della luce devono agire e accendere la luce nelle tenebre. Essere fari nella notte, risplendere più che mai, perché è in corso una grande selezione delle anime. Tanto nel 2024 imbrogliare sarà inutile, perché è l'anno della giustizia e della verità. Tutte le maschere cadranno, tutte le bugie. E la verità emergerà prepotentemente. La verità verrà fuori tutta nel 2024, dinanzi a Dio e agli uomini. Nel 2024 dobbiamo essere fari nella tempesta. E dobbiamo radunarci per creare il nuovo mondo. La frequenza del numero 8 può essere la peggiore nemica o la migliore alleata, a noi la scelta. Se scegliamo di essere guerrieri del sole, figli del sole, popolo solare, verso una nuova civiltà solare, l'otto allora è il nostro numero. Perché 8 volte 8, il numero dell'infinito, il numero dei portali dell'infinito, il numero dei solari, della frequenza del sole, fa 64, che è 10, che è 1, che è il sole. Dunque l'otto è energia pura dell'infinito. È potenza pura, è fuoco e aria insieme. Noi siamo infinito, dunque non dobbiamo avere paura. 8 è l'arcano della giustizia. Se siamo dalla parte dei giusti, non dobbiamo temere, perché i giusti brilleranno dinanzi al Signore. La giustizia, non la bontà. Un re, un leader spirituale, non è buono, è giusto. La prova del 2024 dunque sarà quella di essere giusti e di brillare nel buio e di non lasciarsi spegnere nell'oscurità di ciò che avverrà, ma di venire noi soli, veri e propri, un sole per irradiare ed illuminare più cuori possibili. Questo è il grido del 2024, brillare al buio e non lasciarsi spegnere nell'oscurità. Riuscire ad illuminare il mondo in questo tempo di oscurità. E colorarlo di infiniti colori e vibrazioni d'amore, di fede e di gioia. Proprio così, le energie nel 2024 saranno più che mai potenti, ma saranno una chiamata dei guerrieri della luce. È ora di rispondere, è ora di agire, è ora di accendersi da dentro con quel fuoco di Saturno.
non di vivere di luce riflessa, ma di illuminare l'oscurità. Questa sarà la prova più grande dei guerrieri della luce nel 2024. Essere ciò che siamo, luce in un corpo incarnato, avendo fede, gridando per la verità, anelando la verità sempre, avendo forza nella morbidezza, camminando con la divinità, risolvendo i conflitti, uscendo dalla dualità, scegliendo la libertà da ogni condizionamento religioso, da ogni condizionamento di qualsiasi tipo, avendo il coraggio dentro di noi e amando sempre, incondizionatamente, aiutando l'evoluzione degli altri e l'evoluzione del pianeta intero e dell'umanità, mantenendo la propria individualità, ma unirci in un'unica realtà. Siamo uno e dobbiamo dimostrarlo nel 2024. E allora saremo eterni, immortali ed infiniti. Questo dobbiamo ricordarci nel 2024. Poi quante altre cose potrebbero accadere in quest'anno meraviglioso di Saturno? Un contatto con i nostri fratelli delle stelle? Certamente, possibile e sempre di più, perché il contatto massivo non tarderà. Non tarderà oltre il 2027. Sì, saranno durissimi il 2024 e 2025. Avremo molti problemi sulla Terra fino al 2026, ma poi una grande luce splenderà e tutti la vedremo. Nel 2024, come dicevo, succederanno molte cose, come le elezioni americane, il ritorno di Trump, la malattia che potrebbe colpire i bambini, ma anche la Russia sarà protagonista. L'orso e l'aquila ho visto nella mia visione ed entrambi si scontravano sul vecchio continente. La crisi economica nel 2024 in Europa sarà grave. Il cambiamento climatico e le catastrofi naturali e i disastri naturali continueranno. Ma credetemi, non è un anno tra virgolette cattivo, come molti vogliono farci credere. È l'anno del drago, quindi pensate alla sfida, pensate ai cavalieri, pensate al drago che vola nel cielo con tutta la sua forza. Pensate all'araba fenice che rinasce dal fuoco e dalle sue ceneri. E tenete dura fino a fine febbraio-marzo, perché ogni anno è il proseguo del cammino dell'anno precedente, quindi ancora avremo movimenti d'acqua fino a marzo. Per estensione dell'anno di Nettuno, vedremo ancora Nettuno e la sua furia, soprattutto fino a marzo. Ma poi dominerà Saturno. Anche se l'acqua e la terra continueranno a farsi sentire. Ma credetemi, il passaggio di questo importantissimo 2024 sarà l'evoluzione. L'evoluzione. E niente potrà adombrare il sole. Anche se ci tenteranno, anche se tenteranno in questo cambiamento epocale di spegnere il nostro sole, ma la rivoluzione sarà su tutto. La frequenza di Saturno, la frequenza del 2024 è una frequenza di rivoluzione e innovazione. Il popolo finalmente si ribellerà in ogni dove. Dunque, dove c'è guerra e rivoluzione e caos, c'è cambiamento, cambiamento epocale. E anche se i primi mesi del 2024 saranno instabili, delicati o difficili, poi accadrà una cosa sorprendente. Tutto verrà ripristinato da un'uscita di sicurezza alla fine di maggio. Metaforicamente vedremo la scritta Escape, ossia inizierà un nuovo risorgimento. Vedremo prendere forma la spinta al cambiamento, un nuovo risorgimento.
Sì, perché la spinta al cambiamento sarà inarrestabile. Non si torna più indietro. Cadrà chi detiene il potere. Perché accadrà qualcosa di estremamente rivoluzionario e innovativo nel 2024. Quindi vedete, dove c'è caos e disordine e rivoluzione c'è anche l'inizio di qualcosa di nuovo. Ma qual è la forza del 2024? È l'amore, ma non l'amore inteso come Eros, l'amore inteso come Agape. La forza che ci terrà a galla nel 2024 e il mantra da recitare sarà Agape, l'amore purissimo. E il mantra che dovrai tenere sempre a mente nel 2024 e fai brillare la tua luce, illumina l'oscurità. L'amore è l'energia più potente dell'universo, è la torcia che ti accenderà. Ricordati in questo tempo di oscurità, cara anima, di illuminare il mondo intorno a te, delle nuove frequenze della luce, delle nuove frequenze del sole che sono magenta e verde smeraldo, i colori della nuova era. Se rimarrai in queste vibrazioni di luce, amore e gioia, vibrerai di magenta e verde smeraldo, farai brillare la tua luce nell'oscurità, reciterai il mantra luce negli occhi, amore nel cuore, luce negli occhi, amore nel cuore, luce negli occhi, amore nel cuore, allora non dimostrerai di essere un guerriero solo a parole, ma illuminerai l'oscurità in azione, come luce e amore in azione, e dimostrerai di essere un vero e proprio guerriero della luce. Bene, fratelli e sorelle, amati, carissimi tutti, buon 2024, buon anno di Saturno, buon anno del drago. E ricordatevi, il sacro fuoco può essere nemico o potente alleato, a voi la scelta. E così sia, e così è, e così sarà. Amen.